Obiettivi e bilancio approvato, il focus dell'incontro nella sede SEA di Campobasso, risultati raggiunti importanti, 4 anni e mezzo di passi avanti, così Stefania Tomaro, dirigente SEA. Andiamo per ordine, raccolta differenziata è aumentata di 25 punti percentuali rispetto a quando abbiamo iniziato, abbiamo quindi un più 8% rispetto allo scorso anno. Gli investimenti che erano stati previsti nel precedente piano industriale 2016, poi rimesso a sistema nel 2021, sono stati messi a terra. Obiettivo principale è la riduzione del costo di smaltimento. Se andiamo a vedere i valori nell'ultimo biennio abbiamo superato la riduzione di 400.000 euro di costi di smaltimento con un'implementazione anche del recupero di evasione, quindi del cosiddetto sommerso. Assessore, siamo quasi alla fine dell'amministrazione pentastellata, com'è andata questi 4 anni e mezzo, tanti passi avanti soprattutto per quanto riguarda la raccolta differenziata? Nelle prossime settimane finalmente avremo in città le ecostazioni che andranno a spazzar via gli ultimi cassonetti rimasti e speriamo che questo possa coincidere finalmente con un maggiore ordine che coinvolga l'intera cittadinanza. Ogni rifiuto non adeguatamente conferito all'interno della raccolta differenziata purtroppo diventa un costo per l'ambiente e per la collettività in termini anche economici, invece se correttamente conferito all'interno del giusto contenitore diventa una risorsa da valorizzare che ci viene anche quantificata in termini economici, così come dimostrano fortunatamente anche il bilancio che oggi stiamo presentando, quindi bilanci in ordine, bilanci che hanno finalmente visto valori importanti direttamente riconducibili proprio alla quantità di raccolta differenziata portata all'interno delle filiere del riciclo.